Ah, bene, come sempre abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di capire ancora dove crescere, dove migliorare. È chiaro che abbiamo cercato di lavorare anche più su quelli che hanno giocato meno, abbiamo fatto dei lavori anche specifici per cercare di mantenere al meglio tutti quanti in vista dei playoff e mi auguro, insomma, che domenica tutti possano rispondere presenti, insomma, tranne Buonanno che è squalificato e Tuccito infortunato. Non ci sono stati altri problemi da sottolineare. Beh, sicuramente cerchiamo ogni domenica in queste ultime partite, stiamo cercando anche di far girare un po' perché è giusto che tutti abbiano minutaggio, è giusto che tutti sono importanti. Stiamo dimostrando con queste vittorie, con questi risultati, pur cambiando uno o due uomini a partita, stiamo dimostrando che il risultato c'è, quindi questa è una dimostrazione che il gruppo è sano, che è formato da calciatori che meritano ampiamente questa posizione in classifica. Però c'è da fare ancora questa gara dove è molto difficile, ci aspettano, è una giornata importante per loro perché vogliono chiudere con i playoff anche se quinti e quindi vogliono battere il Martina che è diventato poi dopo l'Altamura la squadra da battere, quindi noi siamo pronti, cercheremo in tutti i modi di vendercare la pelle. Sì, Alex rappresenta proprio la figura del professionista. Un ragazzo che non ha mai mollato un centimetro in allenamento, è chiaro, sta con me ormai da 2 anni, siamo insieme, io e la Carbonara l'abbiamo, dopo averlo visto col Manduria, lo abbiamo premiato portandolo con noi qui a Martina, sapendo che poi era un ragazzo che poteva crescere, è chiaro che aveva bisogno anche di lavorare anche dal punto di vista tattico, perché fisicamente ha già dei mezzi importanti, però lui è un po' l'emblema di chi sta lì, aspetta e poi viene ripagato. Mi ha fatto anche molto piacere il gol di Alex, sia per lui perché se lo meritava, un attimino lo sfottevo, insomma, perché non riusciva ancora a inquadrare la porta, però poi a furia di calciare è riuscito a fare gol e ci ha permesso anche la soddisfazione di avere la 16ª marcatura in rosa, che è un qualcosa solo noi nel girone H, mi sembra, Esatto. abbiamo tanti giocatori in zona gol, quindi questa è un'ennesima dimostrazione della bontà del gruppo, di quanto sia importante avere il gruppo. E, ripeto, Alex ha dimostrato, dopo essere stato under l'anno scorso, quest'anno ha dimostrato di essere già un grande over. Sì, diciamo che noi abbiamo anche il portiere under, ci ha permesso di rischiare qualcosa in più di over davanti, bisogna dire che lo abbiamo fatto anche in altre circostanze. Però la crescita degli over, vedi soprattutto Emanuele Tedesco, vedi Morano, vedi Baglione, ecco, quando avendo recuperato un po' tutto, lo stesso Galfornina che è stato fuori per diverse settimane, quindi è chiaro che recuperando maggiori gli over abbiamo puntato più cercando però di mantenere quell'equilibrio tattico, questo non era facile, siamo riusciti a rimanere indenni. Siamo, mi sa, 20 gol subiti in 32 partite, quindi media straordinaria, siamo la miglior difesa con l'Altamura. E poi siamo lì, 16 giocatori in gol, è qualcosa di importante, però noi dobbiamo continuare a guardare avanti, sapendo di aver fatto un lavoro importante e dobbiamo provare ancora a migliorare questi numeri in queste 2 partite. Vediamo, speriamo di festeggiare domenica questo secondo posto perché i ragazzi veramente se lo meritano per quel calcio che abbiamo sciorinato, per le prestazioni individuali dei calciatori, per tutto. Quindi, però è chiaro, domenica abbiamo veramente una partita molto difficile, continuiamo, per fortuna questa squadra non ha mai staccato la spina con nessuno, abbiamo sempre dimostrato nel rispetto di quelli che sono gli obiettivi di ogni singola squadra, di giocarci le partite al 100% come senza pensare ad altro, senza pensare ad accontentarci di nulla, perché non c'è da accontentarsi nulla, perché poi ci saranno i playoff, ci sarà da vincere i playoff, ci sarà poi da aspettare eventualmente al ripescaggio o meno, ci saranno le leggi, classifiche, medie punti, insomma, però adesso bisogna concentrarsi sul campo, pensare a fare punti possibili, più punti possibili e chiudere in bellezza la stagione. Il Matera veniva da tante sconfitte, poi ha trovato due grandi come Andri e Casarano e ha vinto tutte le partite con il nuovo tecnico. Quindi Fabio De Santo sicuramente ha dato, conoscendolo anche da calciatore, col suo carisma, col suo carattere, avrà dato un'impronta importante anche dal punto di vista caratteriale. Ho visto un po' i video e chiaro si vede, è una squadra un po' più dinamica. C'è stata quella reazione che la società si augurava.
E ora tocca a noi cercare di bloccarli, cercare di fermarli e provare a dimostrare ancora una volta, certo che è chiaro che riuscire a fare il risultato a Matera con questo Matera andrebbe a chiudere un cerchio di una stagione fantastica.